Tragedia per una foto. Muore davanti agli occhi della moglie. Una serata come tante si è trasformata in tragedia sui Murazzi del Po, a Torino, quando Luca Aghemo, 52 anni, è precipitato nel fiume cercando di scattare una foto. Nonostante la presenza di molti passanti, nessuno è riuscito a intervenire efficacemente per salvarlo, ad eccezione di un giovane bengalese di 23 anni, il cui coraggioso tentativo di soccorso purtroppo non è bastato. La ricerca disperata del 52enne, durata oltre un'ora, si è conclusa con il recupero del suo corpo senza vita, segnando un epilogo doloroso per la famiglia e i presenti. Il fatto che Aghemo non sapesse nuotare ha reso il suo salvataggio ancora più critico, complicando gli sforzi del giovane che si è tuffato per aiutarlo. La scena ha lasciato una profonda traccia nei testimoni e nella comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza lungo i corsi d'acqua urbani e sulla prontezza degli interventi di soccorso. La moglie di Luca, presente al momento dell'incidente, è stata profondamente colpita dalla tragedia, a tal punto da necessitare assistenza medica. Il gesto eroico del ragazzo bengalese rimane un barlume di umanità in una situazione altrimenti dominata dall'impotenza e dal dolore, evidenziando il valore dell'intervento individuale di fronte al pericolo. Questo tragico evento ricorda la vulnerabilità umana e l'importanza della cautela, specialmente in situazioni potenzialmente pericolose. La comunità di Torino è stata scossa da questo evento, che lascia dietro di sé domande irrisolte e il lutto per una vita persa troppo presto. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.